Poltronissima prosegue alla grande le prove di Sweeney Todd il musical e noi siamo in compagnia di Federica De Riggi. Benvenuta! Grazie, ciao a tutti. Allora, ti abbiamo assistito alla grande, sì, perché tu sei sempre in scena, cioè almeno nelle scene che abbiamo visto oggi, e sei sempre una voce fenomenale. Come stanno andando queste prove? Bene, bene. I primi giorni sono stati un po'... l'impatto è stato un po' forte, però ora va molto meglio, il gruppo è fantastico, quindi mi sto divertendo, mi sto rilassando e sto lavorando. Dai, bene. Stai lavorando molto bene, sì. Hai una voce portentosa, Fede, davvero. Grazie, sì, grazie mille, veramente, grazie. E poi insomma, queste musiche così facili. No, ma è facilissime, è proprio... Ma raccontaci un po', quando ci sono stati, c'è stato il cast e tutto quanto, è stato diverse selezioni, non è stato facile trovare delle persone adatte? So che Claudio e insieme appunto anche Dimensione 20 hanno visto diverse persone. Quando ti hanno detto che avresti interpretato, sì, questo ruolo, come hai reagito? Dici un po'. Ecco, io quando ho saputo la notizia non ci credevo, nel senso che dicevo, ah, sono stata presa, che bello, al che mi è venuto istintivo dire, per che cosa? Cioè, come, al che c'era il mio amico a fianco e dicevo, ma come? Per che cosa? Perché che cosa? No, per Joan. Veramente ho pianto, vabbè, ho pianto. Beh, ammetto, brava, che ho pianto. Bravissima. Senti, raccontaci un po' il tuo personaggio, tutti, sì, gli amici di Poltronissima. Allora, il mio personaggio apparentemente sembra diverso da me, perché comunque io sono molto sul genere comico, queste cose qui. Però invece qui sto scoprendo che è molto vicino a me. Lei è giovanissima, sì, ha 16 anni, io non ne ho 16, però, comunque siamo, sì, giovani entrambe. E poi lei ama, cioè è speranzosa nella vita, non vuole stare chiusa in casa e si piange addosso. Quindi questa cosa mi piace, ha una forza dentro, anche se sembra molto angioletto, ma in realtà però sprigiona alla fine, è una grande forza. Sì, tra l'altro noi abbiamo assistito, Max, alla scena molto anche intensa, quando il giudice, il padre insomma di Joanna, cerca di, come dire, trattenerla, e ha questo rapporto molto molto intenso, interpretato da Simone Leonardo. Mamma mia, quella parte veramente mi fa paura. è fortissima, mi becca tantissimo, sì, ed è stupenda. Non l'avrei mai detto, è proprio bella, mi piace, è stupenda. Come sei dolce con quella veste così leggera. Anche perché in questi giorni state incominciando a vedere le scene tutti quanti riuniti, perché avete un po' provato, sì, in maniera separata, sì, sì, vero? Non l'ho mai provato con loro. Oggi abbiamo montato appunto questa scena e quindi è stata bella, bella forte. Sì. Però... sì, ma se siete partiti così, ragazzi, qua è un botto fenomenale. Speriamo, io sono felicissima, onorata di stare qui e grazie. E noi siamo contenti di avervi visti tutti insieme creare questa emozione che è arrivata al cuore. Meno male, perché è quello che vogliamo. Sì, sì, beccare. Invita tutti gli amici, invita, invita. Il 31 di ottobre. Il 31 d'ottobre venite a vedere, vi prego, venite, sì, perché è stupendo. È stupendo. Sì. Grazie Federica. Grazie Federica, ciao. Io sono come te, chiusa.